Konnichiwa, cari Giappolovers, benvenuti a tutti voi qui nel mio canale. Siamo come sempre GiappoGamer, benvenuti qui quest'oggi per quanto riguarda la serie mensile della prima ora di gameplay. Eccoci qua su Itadaki Smash. Itadaki Smash, ragazzi, veramente molto molto divertente, un videogame veramente stratosferico a mio dire. Prende è un beat 'em up che rende omaggio ai classici del genere, dove dobbiamo ottenere una marea di abilità, scatenare delle combo, divertirci a tutto spiano, lanciare attacchi incredibili. E allora vediamo un po', iniziamo la partita. Opzione comunque, come vedete, in italiano, ragazzi. E questo Itadaki Smash mi è stato gentilmente concesso da Main Loop, che è un'azienda, vedete lì a destra il logo, in realtà spagnola, che mi ha inviato il codice su PlayStation 4. E allora, vediamo un po' opzioni, italiano, luminosità, ok, volume musica, la abbassiamo un pochetto, fuoco amico, ok, e iniziamo la partita. Iniziamo la partita all'arcade normale. No, c'è pure arcade, ragazzi, mamma mia, allora vediamo un po'. L'autentica esperienza arcade termina il gioco con una sola moneta, con lui in tempo e senza possibilità di proseguire. Ma non so poi se duro sinceramente un'ora, tocca videogiocare un'ora, viene un po' normale. Gioca senza linee di tempo con punti di salvataggio automatico proseguendo all'infinito. Ma sì, dai, normale, va. Ok, poi abbiamo quattro personaggi, di cui Katsu, ovviamente, nomi giapponizzanti oserei dire, Naru, che è femmina. Poi abbiamo Taco. Ecco, Taco mi ricorda molto prende un personaggio leggendario giapponese, veramente uno dei personaggi iconici giapponesi. Eh sì, perché comunque c'ha questa faccia particolare. Vabbè, poi vediamo un po'. E Mayo, è anche lei femmina, ok. Allora, io direi di utilizzare Katsu, va. Andiamo con Katsu. Gli yokai sono esseri che solitamente non vivono tra gli umani. Solitamente quando uno yokai si ribellava agli umani, il clan Mamoru li catturava, mantenendo così l'ordine e la pace. E vabbè, ovviamente qua, ovviamente fanno appunto riferimento ai vari yokai. Mamma mia, estremamente giapponizzante. Ecco, tra cui lo yokai, uno dei più famosi appunto è il K. Si è andato, eccolo qua il K, eccolo qua, lo ricorda molto il K, anche se c'è il becco differente, però un po' lo ricorda. Ecco, non vado le ricette. Fondamentalmente in questo Itadaki Smash hanno presente la storia riguardo appunto che un ristorante è stato praticamente maledetto, e quindi vediamo un po' che è in caricamento. Vediamo un po', spero sia un caricamento abbastanza veloce. Vediamo un po', ok, bene. Strade di Sandaigo, in questa città chiaramente giapponizzante, può ricordare un po' Streets of Rage, eh? Guarda qua che figata. Che accade? Ah, siete voi? Ok, Katsu. Katsu. Nonna, ti darò dei consigli di combattimento per farti recuperare le mie ricette. Ti vedo un po' in difficoltà. Vabbè, decide. Premo quadrato, attacco normale. Per un attacco veloce, triangolo. Premi quadrato, attacco normale. Per attacco veloce, triangolo. Attacco forte, per un attacco più potente e lento. Vabbè. Ricorda che puoi combinare per ottenere combo migliori e dare una bella lezione a questi ladri. Questi ladri maledetti. Combinali anche con corri R1 e salta con X per realizzare attacchi in corsa in aria. Mamma mia. E ora datti una svegliata che dovrò comparire più spesso. Vai così. No.
No, girati però, cazzarola. E sei un po' lento, caro. Becca di questo e becca di quest'altro, va. Vai così, vai così. Vai col pollo. Ok. Go, go. Mamma mia, ragazzi, qua i riferimenti alla cucina giapponese. Sushi ovunque, tempio. Mamma mia, spettacolare. Vai col dango. Cazzo. Nonna, smetti di spaventarci così. Hai preso quella bottiglia che ti ho lasciato lungo la strada? Ti darà un po' di chi? Che dovrebbe essere una forza, insomma. Lo puoi vedere sulla barra blu del tuo hood. Ok. Hood, nonna, come sei diventata moderna? Già. Smetti di dire sciocchezze e se non l'hai presa, fallo subito. Premi... Cos'è? L1? Non so se è L1 o R1, è troppo piccolo. Per realizzare, beh, insomma, quello del tuo attacco speciale. Vabbè. L1, ok. Vai così, vai così. Bastardi maledetti. Vai così, vai così. Mamma mia, che pezza che gli ha dato. Ottimo, c'è qualcun altro che scoccia. Lo sapevo io. Quando... No. E prendi questo così. Vai così. No, no, no. Mortacci vostri. Oh, oh, oh. E becca di questo, va. E crepa. Oh, c'è qualcun altro? No. Possiamo procedere. Oh, oh, oh. I Daruma, i Daruma. No, che cazzo che fa? Schioppano i Daruma. Mortacci. No, cazzo, la stiamo per crepare. Sembra che non ci sia il Tengu qua. Ok. Vai, mamma mia, beccato. Becca di questo, così. No, cazzo. No, cazzarola, siamo crepati. Vabbè, ok. Ritorniamo in gioco. E basta, non si nunciaco, cavolo. E ok, proseguiamo. Dai, dai. Dai, de pollo. Beccato. Ok, vai così, vai così. Che fai? Ti pari? Becca di questo, così, ancora. Ok, questo si può spaccare? Sta scatola? No, non si può spaccare qua. E becca di questo qui. Beccato, mamma mia. Di peso. Dai di mannaia, dai di mannaia. Di qua? Ok, cavolo, c'era potenziamento, bene, bene. Premento divertente questo Takemash. Eccola, che è una boss fight, eh? Ehi, questo è qualcosa di nuovo. Ragazzi, questo rivale è più duro di quelli a cui siete abituati. Magari mia nonna può darci un consiglio. Nonnina, ecco qua. Io sapevo che non avreste potuto vivere senza di me. Questo tipo può coprirsi, perciò dovete prima spezzare la sua copertura, ad esempio con una presa. Già che ci siamo, vi insegnerò la leggendaria tecnica dei nostri antenati. Premi contemporaneamente la levetta sinistra verso l'alto e triangolo, attacco fuori a realizzare un colpo che lancia il nemico in aria. Quando sarà in aria potrete continuare e dargli di santa ragione senza che lui possa difendersi. Ecco, ora lo sapete, adesso tocca a voi. Vai, becca di questo. No, levetta. No, 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 no. Levetta in alto. Vai così, vai così, vai così. Ok, fatto fuori. Yatta. Vai così, vai così. Livello completato. Yatta. Stai di Sandaigo. Bene così, bene così. E andiamo avanti, ovviamente. Vediamo un po' questa oretta di gameplay. Ora di gameplay. Sala arcade, grandissima. No, vabbè. Spettacolare la sala arcade. Questo si può prendere? No.
Vai di sake, vai di sake. Qua li mangi, c'è pure il sake, cavolo. Vai, spacchiamo tutto. Oh, i cabinati. Che figata. Dobbiamo metterci qualche cabinato della Capcom o della SNK o della Sega. E siete in due e basta. Oddio, oddio. Oddio, ho preso la scossa. Oddio, oddio. Final Mochi 11. No, 21, scusate. Vai, becca di questo qua. Così, sei tosto. Mamma mia, occhio al cabinato. Non si può spaccare il cabinato, vabbè. Va bene uguale, ecco alla che escono questi. Quanti siamo qua? E becchi questo. Così. Ancora. Mamma mia, sembra di essere a Dachiabara, cavolo. Eccola. Che è? Dove credi andare voi? A destra? Siamo in un beat'em up, non abbiamo altre opzioni. È grande. Vedo che conoscete il genere, vediamo se avete imparato abbastanza. Oh, cazzarola. Vabbè. Vai così, spezzata la guardia. Vai così, prendi questo qui. Così, così. Beccata. Sì, vai così. No. Tu con la spada di Kendo dove vuoi andare? Così, così. Mamma mia, con la super mossa. Ancora, ti sei rialzato e basta. Ma quante ne volete voi? Becchi di questo qua, così. Vai col dango. Il dango è un tipico dolcetto giapponese, mamma mia, buonissimo. Che fai di pari? E non mortacci tua. No, 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 no. Becchi di questo, così. Vai in alto. Svolazza, svolazza. Vediamo un po', procediamo. Tocca andare giù. Andiamo giù. Sì, yatta. Sala arcade, livello completato. Bene così. Bene così. Secondo livello completato. Ottimo. Autostrada verso il cielo. Vediamo un po'. E no. E becchi questo qua così e cadi giù, va. Ok, bene. Oh, cazzarola, che caspita era? Eh no, dai, cazzarola, ci ha ammazzato. Mamma mia, al volo, al volo. Eh no, mortacci tua. Eh no, cazzarola. Vai, spezziamogli la guardia. Ok, e vattene, va. Proseguiamo. Aio. Mamma mia, al volo, al volo. Vai su, vai su. Vai, becca di questo. Dai, cazzarola. Cavolo, qua abbiamo fallito, porca la miseria. Continuiamo, vediamo un po'. In caricamento questo terzo livello. Vediamo, vediamo. La barra blu del LAD misura la tua energia chi. Ok, allora, autostrada verso il cielo, ricominciamo, va. Liscio. Vai così, vai così. E che caspita, cioè devi per forza beccare, eh.
Mamma mia, da sotto. Vai così. Vai così. Cadi là. Vabbè, io proseguo. Va, ti lascio là. Ti abbandono lì. Ok. Questo che fa? Si avvicina? Vai, beccati questo qua. Così, da lontano. E crepa. E vai su. E vai su. Mannaggia Belzebù, vai su. Vai così, vai così. Qua c'è. Ma la bottiglietta per il chi. E che caspita. Ancora. No, cazzarola. Vai così in capoccia, vai. Vai, beccati questo. Beccati quest'altro. Ancora questo con sta cosa di fuoco. Oh, vediamo un po', dai. Avvicinati. Coraggio. Eccolo. Ok. Ancora con sto fuoco e basta. Vai così, vai così. Beccata al volo, mamma mia. Beccata ancora. Vai, fatti sotto. E ti pari, bastarda maledetta. E crepa. E crepa. Oh, mamma mia. Oh, livello completato. Yatta. Bene così. Bene così. Terzo livello andato. Non so quanti livelli siano in realtà. Però vabbè. Continuiamo. Bene così. Bene così. Ecco i nostri quattro eroi. Che chissà dall'autostrada dove andranno in questo quarto livello. No, prima di dunque, veramente, insomma, non è male questo da Hack Smash. Forse leggermente lentino, però. Ramen di granchio. Ok, andiamo di ramen. Mamma mia, quanto mi piace a me il ramen. Però a me è quello bello piccante. Dai, sa che è qui da Roma. E becchi questo qua, così, cazzarola. E crepa. Vai. Vola in alto. Ancora. Oh, mortacci tu, che calcio. E no, becchi questo. Mamma mia, che schioppata. Liscio. Ma in dove? No, non ci provare. Vai così, bastardo. Ok, vai così. Ancora. E becca di questo, va. Becca di quest'altro. Schioppa, schioppa. Ok, ah, e quanti siamo qua? Vai, beccare questo qui, così. Così. E che caspita. Questo è un onigiri gigante. E crepa. Oh. Go, go, però. Dobbiamo cercare di prendere qualche bibbia, qualche cosa. Vai, sa che, vai. Malsa che. Vai da Roma. No, cazzarola, ci ha beccato, vediamo un po'. Ok, siamo rientrati. Venite qua, Daruma. Ok, spacchiamo tutto. E becchi di questo, sushi al salmone. Nigiri al salmone, vediamo un po'. In.
Che caspio che fa qua? Vai, oddio che schioppato, oddio. Go, go. Siamo scoppiati. Ok, però livello completato. Bene così, bene così. Anche questo quarto livello completato, bene. E proseguiamo, proseguiamo in questa avventura di Itadaki Smash. Rame di granchio, ok. Vai di sake. Qua che c'è il dango, vai col dango. Ah, Crab Cani, boss fight. Oh, era uno. E mortacci, oh che caspia. Vai, becchi di questo qua. Aio, allunghi i tentacoli. E vabbè, sì, e vabbè, ma che schioppi. Vai così, vai così. E mortacci tua, e vabbè. Vai, e sì. Oh, oh. Vai di ramen, vai di ramen. Vai che manca poco. Sì, KO. Vai così, yatta. Makirol. Wow, ottimo lavoro ragazzi. Vai, abbiamo forse recuperato una ricetta, va. Grazie nonna Mamoru. Avete recuperato la prima ricetta. Bene così, questa è una delle mie preferite. Leggendario Makirol. Vai di Makirol. D'ora in poi potrete usarla quando avrete premendo i tasti a sinistra, vabbè, o il tasto a sinistra, forse il tasto. La barra verde che vedete nella parte inferiore dello schermo è il vostro indicatore di energia Oni. Ok. Quando userete una ricetta che consumerà energia da questa barra, potrete riempirla nuovamente realizzando buone combo. Va bene, ok. Nonna, sei proprio aggiornata su beat'em up. Buff, beh, per questo è uno è per questo che uno dei nipoti. Ed è per questo che uno dà dei nipoti. Vabbè, come dicevo, attenzione a questa barra di magia perché è in comune fra tutti. Se uno di voi la usa, non potrà usarla un altro finché non la riempirete di nuovo. Beh, basta. Perdere tempo, siete sui tetti e occupatevi del resto. Vai così, ramen di granchio, trofeo argentato. Vai così. Bene così, bene così. Vediamo un po'. Ah, il bonus, oddio, come... Come Street Fighter. Vai così. Vai, becca di questo qua. Sì! Questa cosa dell'auto non mi sembra averla già vista. Sì, in Street Fighter 2. Chiaramente il game design non era molto ispirato. Ah, vabbè, una cosa carina. Vai col bonus completato. Oh, quello là, oh la mia... Ah, non italiano, oh la mia... La mia macchina. Va bene, bene così, carino pure questo del bonus. Di livello bonus, carino, carino, dai, ci può stare anche un riferimento a Street Fighter 2. Perché no, dai. Divertente questo Itadaki Smash. Servizio di pulizia. E no, e che caspita. E che caspita. Benvenuto. Ah, ok, ho capito, questi... Sì, anche questo qua un riferimento all'ascensore di Streets of Rage. E quanti siamo qua? Non ci affolliamo. E becchi questo qua, così. Vai, becchi questo. Eh no. Manca poco che crepiamo, porca la miseria. E crepa. Oh, vai con Daruma. Vai, beccagli questo qua. Ma quanti siete, cazzarola? In. Becca di questo, becca di quest'altro. E mica cadi, oh, mortacci vostri. No, cazzarola.
Questo abbiamo fallito, vabbè. Vediamo un po' di ricominciarlo, va? E vediamo un po', vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Servizio pulizia. Allora, vediamo un po'. Hit. Ok. Quindi fondamentalmente devo andare su. Che ha riferimento a Streets of Rage. E allo stage la parte, quello lì del dell'ascensore. Quella video, se vi ricordate, Streets of Rage 4. Spero di sì. E non tirare sì, non c'ha cute. No, 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 no. E beccati questo qua, tutte e tre. Tutte e quattro. Così, così. Ok. E vai più su, cazzarola. Ti devo sempre beccare. E beccati questo. Vai, cadi giù, cadi giù. No, mortacci tua. Brutto nigiri. Prendi questo qua, così. Vabbè, va più su, mi sa, tra un po', eccola, infatti. Si fermava. Vai, beccati questo, così, così. Vai, tutte e due. E andiamo ancora più su, cazzarola. Ah, oh. Vai, beccata. Vai con lo spezzaguardia. No, cazzarola. Vai, schioppare tutti. Schioppare tutti. Pure a noi ci ha beccato, cazzarola, schioppata. Becca di questo. No, alle spalle no, è una cosa che odio, eh. Così c'è rimasto. Becca di questo, così. Vai, extra life, vai con extra life. Buona un attimo. Mamma mia, becca tutte e due. Bene così, bene così. C'è qualcun altro? C'è nessuno? Sì, eccoli qua. Vai ancora più su. Vai così. E no, e vabbè. Ma che caspita. Quanto ci ha tolto questa? Stinfamona. E becchi questo qua, così. Che caspita. E andiamo ancora più su. Quanto tocca andare? Qualche, che è un grattacielo. Perché questo va giù di sotto, va. Vai così, vai così. E sei tosta, cazzarola. Vai con Daruma, vai con Daruma. E cazzo vuoi, esplodono pure qualcuno, cazzarola. Vai così, beccati. No, cazzarola. Con un chaku, con la stelletta ninja. Beccati questo, va. Beccati questo, va giù di sotto. Vai giù di sotto. E beccati questo qua, così. Ok, c'è il teschio rosso. Vediamo un po'. Oh, siamo giunti finalmente sul tetto, cazzarola, era pure ora, eh. Ok, livello completato, yatta, bene così, servizi pulizia, bene così. E proseguiamo, proseguiamo in questa avventura. In questo episodio della prima ora di gameplay. Allora, vediamo un po' qua. Tocca andare a pettetti. Qua c'è una porta. Beh, e ora abbiamo un po' di fretta, sai? Ma che modi sono questi? Bisogna rispettare la narrativa del gioco. Lascia perdere la narrativa, ti daremo una bella lezione. Anche se tu da solo non sei nemmeno l'antipasto.
Non sono così solo come pensate. Ho un amico che vuole conoscervi. E chi è st'amico cazzarola? Oh. Fatto fuori. Bene così. Ok, proseguiamo. Ok, tipo platform direi anche. Tu sali su. Come caspita fai a salire su per tetto, dico io. Vai col dango, va. No, è con ste stellette ninja, cazzarola. E te becchi questo qua. E becca di questo, sì, ti pari, eh? Vai così. Vai così che t'affetto tutta. Oh, bene, ok. Ha goduto. E cazzarola, poi si daruma. Schioppa. Vai col dango, vai col dango. Bene così, bene così. E cagli giù di sotto, va. Oh. No, c'è il tizio ancora quello grosso, cazzarola. E beccagli questo qui, così. Vai così, mamma mia. Che caspita è arrivato, porca miseria. E beccagli questo, nigiri gigante. Che caspita, dammi qua. E continuiamo. Go go. Giù di sotto. Ok, bene così. Tetti di Sandaico. Vai così con altro trofeo. Mamma mia ragazzi. E là giornale dei trofei. Altro livello completato. Bene. Voglio un po' di ci sta il boss fight. Non lo so sinceramente. Febbre del sabato sera. Mi piace pure questi titoli sinceramente. E che caspita. Vabbè. E va, sali su. Che caspita. E becca di questo. Mortacci tu a questo calcio. Vai onigiri gigante, becca di questo, così. Oh. Cavolo. Ok, va un po' con l'energizzante. E becca di questo, così, ancora. Ancora non si è crepato. Oh, e crepa. Vabbè. Non ci affolliamo. Vai, vai così. Vai, avvicinati. Vai, prendi la scossa. Avvicinati. No, cazzarola. Cazzarola, abbiamo fallito, vabbè. Vediamo un po' di ricominciare questo stage. E vediamo un po', vediamo un po'. Dove arriveremo in questo Itadaki Smash? Con tantissimi riferimenti ovviamente al Giappone. Ok, febbre e sabato sera. Non so quanti stage è in totale, sinceramente. Non lo so. No, mortacci, tu alle spalle è proprio una cosa che odio, eh? Che dà infamoni. E becca di questo, va. Vi siete ne vai lontano. E crepa, va. Oh. No. Qua c'è l'onigiri.
E cazzarola, abbiamo già perso una vita. E crepa, va. Oh. Go, go. Mamma mia, beccate l'elettricità. Vai, vai, fatti sotto. Vai, vai, ancora, vieni qua, vieni qua. Vai, vai, ancora, ancora. E mortacci tua, però. Becca di questo. Ok. Liscio. Becca di questo. Va quello con l'elettricità. E becca di pure questo qua. Così. Ancora. E becca di questo. Ancora, ti rialzi. Cazzarola. Ok, qua vi sta qualche... No, qualche recupero nemmeno. Ok, quello è andato. Becca di questo, così. Vai così, vai così. E procediamo. Vai col sake. Vai così, vai così. No, dai, porca la miseria. No, dai, abbiamo fallito di nuovo, porca la miseria. Questo Sage è tostarello, tostarello. E vediamo un po' di superarlo in qualche modo. Questo febbre il sabato sera. E becchi questo qua così. Ti pari, eh? Becchi di questo così. Vai così. Ah, hai goduto, eh? E cazzarola, sto nigiri gigante. E becchi questo qua così. E crepa, va. Oh. Go, go, però. Vai con l'energy drink. Vai, fai di sotto. Vai così, così. Oh, vai che abbiamo recuperato. Era in questa sala, cavolo. Ah, ma ci sta qualcuno qua dentro, cazzarola. Oh, oh. Mortacci vostri. Vai, beccato, beccato. Beccato. Ok, fatto fuori, bene così. Qua dentro. Qua dentro non ci sta niente, ok. Ma sì, spacchiamo tutto. Ok, vediamo un po' qua con l'energy drink. Dai, del sake. E qua siete voi. Beccate questo qua, così. Mortacci tua. Ci da beccare per forza. Sta balorda. Beccati questo così. E beccati questo così. Oh, e che caspita. Beccato, bene così, extra life, ok. E cazzarola, quanti siamo qua? Vai così, vai così, vai così, mamma mia. Beccati
Becca di questo, onigiri gigante. No, le spalle no, bastardo. E crepa. Vai così. Questa è che spesifera c'ha? E becca di questo qua, così. Vai così, crepata. Bene così, dammi qua. Ok. Se fosse qualcosa di particolare. Va, abbiamo recuperato un po' di forze. Bene. Ok, yatta. Livello completato, finalmente. Bene così, bene così. E proseguiamo, vediamo un po' che accade. Doppio di polpo. No, cazzarola. Oh, che è sto polpo? No, cazzo, ma che è una boss fight? No, non compare niente. Ok. No, cazzarola. Ah, ma si può superare, cavolo, ok. Vai con Daruma. Vabbè, cavolo. Beccato, beccato. E vabbè. Tacci vostri. Becca di questo, così. Ancora, ti rialzi. Oh, e che caspita. Beccata. Beccata. E caspita, sti Daruma che schioppano. Mi sa che pure questo livello dovremmo ricominciarlo, mi sa. Tu che fai, ti avvicini di qua? Eh no, eh. Beccati. Cazzarola, ma beccato. E vabbè. Fallito questo stage, via un po'. Dai, coraggio, coraggio. Vediamo un po' di superare pure questo stage. E vediamo un po' il da fare. Ok, doppio di polpo. Allora, vediamo un po' questo, ma un po' più veloce. Ok. Qua c'è il polpo. No, cazzarola. Vabbè, ho capito. Vabbè. Ok, però non abbiamo perso la vita, meno male, va. Becca questo qua, così. Beccato. Poi vediamo un po'. Ci sei tu. E becca questo qua, così. No, mortacci tuo questo calcio. Becca questo. E crepa. E crepa. Che caspita, sti Daruma. Becca di questo, becca di questo. Svolazza, svolazza. Scusi, prima mi ha fatto con un calcio, ma è ammazzato. E vola in aria. Ok.
Che accade? Vai così, mamma mia che roba. Vai così, crepato. Eh sì, tutti mi mandi, mortacci tua. E becca di questo qua. No, cazzo, mi ha dato una manata. Sto nigiri gigante. E becca di questo qua, così. Ancora, ti rialzi. E becca di questo. Go, go, vediamo un po'. Ok, bene così. Livello completato, bene. Doppio polpo, questo è un po' più lungo come stage. Vediamo un po', c'è pure un dragone qua. Oh, Takoyaki-sama, vai Takoyaki. Vai così, vai così, vai così. Oh, oh. Takoyaki gigante, oddio, oddio. Facci sua. Oh, ha beccato il nemico, grandissimo. Arieccolo, arieccolo, arieccolo. E becchiamolo. Tacci su a sta metà. Sto Takoyaki gigante, oh. Mortacci sua, liscio. Vai lì. Ok, grazie. Vai, vediamo un po', ok, gira così. Manca poco, manca poco, cazzarola. Questo allunga il tentacolo, ok. Grazie, ci hai fatto un favore. Ok, grazie, l'altro tentacolo, bene. Che fai? Ok, questo allunga di qua. Grande, grandissimo, Takoyaki gigante. Cazzarola. E becca di questo qua, onigiri. Cazzarola. Tocca rifarlo. Voglio sconfiggere questo Takoyaki gigante, vediamo un po'. Dai, dai. Carichiamoci un po'. E vediamo un po'. No, cazzo, tutto lo stage. Ma porca la miseriaccia, boia. Vabbè, ci ricarichiamo la barra del ki, vediamo un po'. Ah, no. Infatti, non tutto quanto. Takoyaki-sama, eccolo qua. Ok, vai, fatevi sotto. E che caspita. Ok, vai così. Fatti fuori quelli, bene. E altri due. No, cazzarola. Becca di questo così. Ok, col Takoyaki gigante. L'ha beccato, pure noi.
Vai, grandissimo, grandissimo. Facciamo fuori l'unikiri. Ok, fatto fuori. Ok. Vai, adesso sta di qua. Ok, bene, bene. Sta più o meno a metà. Tacci vostri bastardi. Ok. Questo si allunga di qua. Bene, liscio. Che caspita. Eccolo. Becca di questo qua, così, così. Tacci sua. Questo si allunga di qua a destra, liscio. E cazzo, la becca pure a me, porca la miseria. Vai così. Manca poco, manca poco, cazzarola, manca poco. Grandissimo tutte e due, grandissimo tutte e due. E quanti soci ci stanno qua? Beccato, beccato. Vai. Sì, K.O., vai così, vai così. K.O., schioppa, schioppa Takoyaki gigante. Wasabi Berserk, riferimento a Berserk, mamma mia, grandissimi. Ragazzi, state andando alla grande, abbiamo la seconda ricetta. Wasabi Berserk, appunto, riferimento a Berserk di Kentaro Miura. Questa è un po' piccante, Wasabi Berserk. Sembra squisito, nonna Mamoru. Viaggerà un sacco, aumenta forza e velocità per qualche secondo. Livello completato, yatta, doppio polpo, trofeo argento. Bene così, bene così. Continuiamo, dobbiamo arrivare all'oretta di gameplay, vediamo un po'. Vai, bonus. Ah, questa è quella di tipo Baridi, sempre per riferimento... Street Fighter. Quanti sono sti Daruma? Ok, bonus completato, bene così. 19.355, bene, ottimo, ottimo. Mi prenderete per pazza, ma ho visto un porro gigante che correva nel parco. In un giorno così mi sembra persino credibile. E via un po', incaricamento, prossimo stage. Per una prossima ricetta, via un po' con porro gigante. Oh, bello sto stage. Dove stiamo qua? In un parco, in un tempio. Oh, 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 oh. Vai, vai, colpiamo, colpiamo, colpiamo. A più non posso. Ok, schioppato, bene. Però ci abbiamo una vita solo. Oddio, peperoncino. Un peperoncino ninja, oddio, oddio. Vai così, extra life, bene così. E cazzarola, siamo schioppati. Però abbiamo raggiunto la vita. Una vita in più, ottimo. Beccato, mamma mia. Vai con recupero di chi. Ci provare. Ah, oh, ha goduto. Ok, vediamo un po'. Schioppiamo qua.
cazzarola. Vabbè. Ma che caspia vuole questo? Poi ci ha preso, cazzarola. E vabbè. Ah, ci sei tu qui? Tacci vostri. Becca di questo qua, così. E becca di questo qua, vai così, vai così. Beccata, beccata, vai così. No, il sushi. No, ci ha fatto fuori, cazzarola. E abbiamo fallito, vabbè. Vediamo un po'. Ok, solo un po' piccante. Dai, De Pollo. Ok, questo qua dobbiamo farlo fuori. Vai così, così. E schioppa, ok. Però devo ancora capire quando viene quello col camion. Ah, voi, fermi lì. Ah, ok. Avete visto? C'è qualcosa che non immaginavo di vedere oggi. È un peperoncino che parla. Ragazzi, le cose si stanno mettendo peggio di quanto pensassi. Non perdete tempo. Dovete recuperare le ricette magiche prima che sia troppo tardi. E beccati questo qua, così. Che sei un peperoncino ninja. E schioppa. Vai, fatti sotto. Ok. No, l'onigiri pure gigante. Che caspia è sto coso rosso? E becca di questo qua, così. Go, 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 però. Becca di questo, così. Ok, adesso ci sta quello lì. Cazzo, la mano beccato uguale. Vabbè, ho capito. Vabbè, ma che caspita. Sì, vabbè, poi pure questo ci si mette in mezzo. Vabbè. Niente, questo pure abbiamo fallito. Vediamo un po' di riprovarci un po'. Questo stage non è male, non è male. Devo capire bene come superarlo questo stage, vediamo un po'. Ricominciamo questo solo un po' piccante. Poi a me piace il ramen bello piccante. C'è una cosa che amo, è proprio il piccante. Vai, becchi di questo qua, così. Ok. Qua vi sta il nostro amico peperoncino. Ecco qua. Voi fermi lì, eccetera, eccetera. E becchi questo qua, così.
Vai, schioppato, ok, bene. E fatti sotto. Vai così. E becca di questo, ok. Ah, eccolo Nigiri. E vabbè, però, cazzarola. Beccagli questo qua, così. E beccagli questo, ok. Go, go, però, con una vita sola. Cazzarola. Mamma mia, che cazzo ho attivato? Ah, forse quella della velocità. Becca di questo, così. E ancora non ti basta. E svolazza. Ok. Corriamo, 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 corriamo. E vabbè, però. Vai col dango. Corriamo, corriamo. Ok. Dobbiamo solamente correre. E vabbè, però. Cazzarola, cazzarola, abbiamo rifallito. Però adesso comunque correndo quello stage lì, quella parte lì dello stage posso superarlo. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Di superarlo, vediamo un po'. Questo Itadaki Smash, ragazzi, comunque veramente divertente. Non pensavo fosse così divertente. Poi comunque riguarda appunto il tutto il folklore giapponese, ovviamente la cucina giapponese in questo caso specifico. Allora, qua. Ah, eccola, che qui sono una marea di peperoncini. Ok, 4. Ok, 3. Ok. So che bonus fosse, non lo so. Ok, qua abbiamo Mister Peperoncino Ninja. E quanti peroncini siete? Tacci vostri. E che caspita. Fatto fuori. Dai coraggio. Ok. Ok. C'è qualcun altro? Ah, è morto così, va bene, meglio. Eccolo, Nigiri. Fatto fuori l'onigiri. No, tu non lanci niente. Beccato, vai così. Schioppato, schioppato pure. Ok, andiamo. Becca di questo. Becca di quest'altro. Crepata? Ancora no, adesso sì. Cazzarola, tocca correre qua. Schioppate, schioppate tutti, ok, bene. Siamo ready con due vite, bene. E cazzo, no, porca miseria.
Ci ha battuto. Sì, cazzarola. E sei potente te. E becchi questo. No, tacci tua. Beccata. Beccata. Ok. E andiamo avanti. Oh, proseguiamo. Livello completato. Yatta. Vai così. Vai così. Bene così. Ya abbiamo fatto. Oh. Il Tengo Dojo. Allora vediamo un po'. Ok, abbiamo una vita. Eccala. Non si può passare. Ma ragazzi, sembra proprio che oggi lo sceneggiatore fosse in ferie. E ecco, rompere la quarta parete è troppo mainstream, no? Dai, becca di questo. Chi è? E che caspita. Becchi di questo. Becchi di quest'altro. Che fai, te pari? E crepa. E cavolo, pure l'onigiri. Vabbè, però bastare l'onigiri. E quanti siamo qua? Ci affolliamo, eh? Vai così, vai così. E schioppate. Beccato. Un altro round. Ok. Sì, non ci affolliamo qua, eh. Cazzarola, mi hanno fatto fuori, porca la miseria. Livello fallito. E vediamo un po', anche di superarlo questo livello. Di questo Itachi Smash, il Tengo Dojo. Ok, vai col chi. Vai quello là, ce lo teniamo. Sì, ok, vai, che fai? Te incazzi? E no, dai. E becchi questo qua, così. E no, cazzarola. Becchi questo. Ok, bene così. E crepa. Vai, peperoncino. Tocca a te. Sì, quanti siamo qua? Non ci affolliamo, Vai con queste bombette belle piccanti, cazzarola. Vai, schioppato, Poi qua, vabbè con sto calcio, bastardo. E crepa. E crepa. Ancora. Questo si posiziona qua. E becca di questo qui. E vabbè. Beccati. Beccato.
Ok, vediamo un po'. Lottare. Andiamo, diamo una bella lezione a questo linguista. E vabbè, che caspita. E becchi questo qua, così. E sei tosto? Sì, fatto fuori, bene così. E procediamo. Sì, livello completato. Il Tengo Dojo, bene così. 23.300 punti, bene, bene. Non so se siamo arrivati alla boss fight, sinceramente. Parchi di Sandaigo, ancora. Ok, recuperiamo un po' di energia, anche se abbiamo una vita solo. Vai, così, così. Vai, beccati questo qua. Questo peperoncino ninja. Poi schioppa, tacci sua. Vai col ki. E crepa. Con 6 stellette ninja. Oh, sono pure i petali di Sakura. No, un altro coso. Tocca ancora correre qua. Vai così, vai così. Vai con ramen. Vai così, beccati questo qui. Vai così. Mamma mia, che caciara. Mamma mia, che schioppata. Vai così, mamma mia. Fatto fuori. Vai, becca di questo qua. Vai, abbiamo recuperato una vita. Bene così, bene così. Livello completato. Bene così. Parchi Sandaigo pure. Mamma mia, quanta roba. Questo Itadaki Smash. Itadaki poi significa buon appetito in giapponese. Yakitori di porri. Yakitori. E vabbè, che caspita. E becca di questo, così. Vai di ramen. Bastardi. Beccato. Ok, vai col key. Ok. John Lee, che caspita è? Ah, il porri, cavolo. E tacci tua. No, no, brutto porri. Beccati questo qui, così. Cioè, pure i mini porri. Mortacci tua. E beccati questo qui. No. E becca di questo qua. Sì, KO. Bene così. Pure il porri è andato. Bene così. Dai, Core Bert. Avete ottenuto la terza ricetta? Non ci credo. Già. Come ti fidi di noi, eh? Questa sarà perfetta per voi. Il Dai, Core Bert. Premi il tasto destra per usare l'energia Oni per recuperare salute. Di cosa parli, nonna? Stai iniziando a perdere la testa per caso? Chiudi il becco, stavo parlando con chi ha il controller di questa follia.
Bene così, yatta, yatta, yakitori di porri. Trofeo argento, bene così. Oh, vai col bonus. Fatto fuori. Fatto fuori. Fatto fuori. Questo qua. Quello là no. Beccato. Beccato. E beccato pure a te tutti quanti. Bene così. 28.105. Yatta. Vai col bonus completato. Caricamento in corso. Cazzo, siamo quasi arrivati. Meno male, perché se continuerà a comparire la nonna mi verrà un infarto. Caricamento in corso. E vediamo un po', vediamo un po'. Ma insomma, comunque direi che per quanto riguarda questo episodio della prima ora di gameplay, oserei dire anche basta così. Via tempura, qua contro il tempura. Contro il tempura, sarebbe incredibile, però possiamo anche tranquillamente uscire. Così ci salutiamo. Eccoci qua nella scheda principale di questo Itadaki Smash. Ripeto, Itadaki in giapponese significa buon appetito. In realtà sarebbe di più di un buon appetito. Significa grazie a Dio per il cibo che stiamo per raccogliere, per mangiare. E va bene, allora, cari Japolovers, anche questo episodio mensile della prima ora di gameplay termina qui. Sperando che sia piaciuto, di lasciarmi più likes possibile, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguite nei vari social, vedete come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, basta scrivere GiappoGame, li trovate agevolmente. In più vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati e per non perdervi nessun video in uscita quotidiana. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, dove tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui giochi che scoprono al termine sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, io vi ringrazio uno per essere stati fin qui, e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!